strobing lights in the night, caught up in revealing my feeling. Ride or die, you and I, higher than the ceiling, I'm healing. Ready? 3, 2, 1, vai con la musica. I'm in need of you. I'm in need of you. I'm in need. Antonio Maras, piacere di rincontrarti all'inizio di questa settimana della moda di Milano. Non partiamo quest'anno dal teatro, ma dalla letteratura, sempre da un'arte nobile. Partiamo dalla letteratura, un omaggio a questa donna straordinaria che è stata Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura, che è stata quella che, come dire, ha fatto della sua esistenza, della sua vita, aveva un obiettivo, quello di diventare scrittrice, e ci è riuscita, nel senso che parte da un paesino della Sardegna e ha solo la quarta elementare, si trasferisce a Roma e diventa una scrittrice conosciuta da tutto il mondo, vincitrice di un premio Nobel per la letteratura, quindi insomma, questo mi sembra molto importante. Un omaggio alle donne, quindi al coraggio delle donne, all'emancipazione. Alle donne, certo. I'm a confident girl, not the type to give my heart on a plate to any guy. See, I was never one. E ti riconosci un po', Antonio, in questa storia? Ma mi riconosco con la cocciutaggine di chi nasce in un'isola, con la determinazione, con la, così come dire, la graniticità di chi vuole realizzare un sogno e ci prova, insomma, alcuni ci riescono, altri non possono, però l'importante è, come diceva il sommo poeta, volli fortissimamente volli, cioè la volontà di poter riuscire poi a realizzare delle cose. Come hai tradotto questa narrazione della vita di Grazia Deledda? Guarda, l'ho tradotto pensando a dei pastori un po' più eleganti del solito, li vedi? Venite. Lui è un pastore? Sì, sì, dei pastori che hanno questo aspetto così e che hanno in mano dei cuori. In realtà questi cuori che poi vedrete in passerella sono dei dolci, sono tutti fatti con pasta di mandorle, sono buonissimi. E loro così sono, come dire, la commistione dei tessuti da donna che uso sull'uomo e viceversa, insomma, questo è un po' dei due esempi di quello che faccio di solito, partendo dalla tradizione, cercando poi di trovare dei dialoghi, di trovare delle commistioni, di trovare delle connessioni con le altre, come dire, realtà, con le altre culture. Ti ringrazio, posso andate tutti così pastori, Antonio. Io li scelgo belli. Dai. Grazie mille, grazie.